Amici di Diretta Sport, buon pomeriggio dal palazzetto di Serramanna per assistere alla finale regionale della Coppa Italia di Serie C1. Sono arrivate all'atto finale, al match conclusivo, l'Atena Orissano e il Cagliari Futsal. L'Atena Orissano allenato da Marco De Sil, il Cagliari Futsal allenato da Gianni Meris. Diamo subito un'occhiata alle formazioni. Atena Orissano che porta in distinta Mirai, Fiori, De Sì, Frau, Fada, Barresi, Porru, Crovu, Fois, Frau, Matteo, Mirabella e Pili. Risponde il Cagliari Futsal con Leda, Vaca, Manunza, Rambaldi, Paderi, Frattini, Lodo, Azeni, Grandulli, Piredu, Scisse e Bisesi. Questo il roster del tecnico Marco De Sì per quanto riguarda l'Atena Orissano, e quello del Cagliari Futsal per quel che riguarda Gianni Meris. Dirigeranno l'incontro il signori Frau Andrea della sezione di Carbonia e il signor Irraglia Antonio della sezione di Sassari. Il crono è una delle novità di quest'anno del futsal regionale, il crono è il signor Argiolu Sebastiano di Cagliari. Cagliari, o meglio Cagliari Futsal, che parte con Bisesti tra i pali con la maglia numero 12, con la maglia numero 7 Frattini, con la maglia numero 8 Lodo, con la maglia numero 9 Azzeni, con la maglia numero 10 Grandulli. E con la maglia numero 11 Piredu. Questo il quintetto proposto da Gianni Meris. Risponde l'Atena Orissano che parte con Mirai in porta con la maglia numero 1, con la maglia numero 10 Barresi, con la maglia numero 4 Gianmarco Fiori, con la maglia numero 14 Pippo Fois, l'ex giocatore del Città di Sestu. E completa il quintetto, non vediamo il numero, appena si gira, eccolo qua, il numero 11 Daniele Porru. Questo il quintetto riproposto dal tecnico Marco Arturo De Sì. Tutto pronto, si aspetta soltanto il fischio dei direttori di gara. Primo possesso palla per il Cagliari Futsal, completo color royal con richiami blu o neri, blu scuro o neri, da qui non distinguiamo la differenza. Pantaloncino royal, calzettone bianco. Risponde invece l'Atena Orissano con una maglia antracite con richiami giallo fluorescenti sulle spalle, pantaloncino bianco, calzettone nero. Questi i colori cromatici delle due formazioni, color celeste Corrado Bisesti per il Cagliari Futsal, maglia e pantaloncino, calza bianca. Invece risponde Mirai con una maglia viola con inserti bianchi, pantalone nero e calza gialla. Parte in questo momento la sfida. Primo pallone giocato da Frattini, prestato subito da Fois, primo fallo laterale in favore del Cagliari Futsal. Il posto palla ancora Lodo, protegge il pallone, scarica per Grandulli. Grandulli cerca di andare via al diretto avversario, non ci sono molti spazi perché effettivamente il rettangolo di gioco non è grandissimo, ovviamente rispetto alle misure almeno minime per poter giocare. Poi c'è la conclusione del numero 10 Grandulli, la prima risposta di Mirai, palla lunga, adesso cerca la sfera Fiori, non può controllare, pressato dal diretto avversario, palla che termina così in rimessa dal fondo. Bisesti con le mani, scarica corto per il numero 7 Frattini, imbucata di Frattini, o meglio parallela di Frattini, intercettata, palla che termina così in rimessa laterale, già messa in movimento lo stesso Frattini, le finte, c'è libero Grandulli, non riceve, ancora Frattini con la posto palla, cerca il numero di tacco, Barresi recupera il pallone, ancora Barresi, il numero mette a sedere anche l'avversario. Poi c'è la conclusione di Fiori con il pallone calciato dal numero 4 dell'Atena Orissano, che sorvola la traversa della porta difesa da Corrado Bisesti. Adesso il pressing del numero 9 Matteo Azzeni, fallo laterale, l'ultimo tocco è dello stesso giocatore del Cagliari Futsal, fallo laterale in favore dell'Orissano, pallone giocato in profondità, c'è l'anticipo pulito di Lodo, poi la conclusione del numero 11 Porru, fallo laterale ancora per l'Orissano, giocato corto, Fois, Barresi di prima intenzione cerca l'imbucata,
Barresi che ha cambiato completamente ruolo e modo di giocare, prima partiva da pivot, adesso palla dentro, Grandulli il controllo, cerca di arrivare sul pallone, viene fermato dall'altro numero 10, vale a dire Nicola Barresi, che allontana il pallone. Ancora palla morbida, Grandulli prova la spizzata di testa su Barresi, arriva prima lui, nonostante Barresi sia ampiamente più alto. Palla giocata ancora sull'out di destra, l'ultimo tocco dello stesso Grandulli. Barresi, la conclusione sporcata, Bisesti in tuffo, recupera. Adesso Azzeni. Loddo va sul pallone, poi arriva Grandulli, ancora Grandulli, pallone messo in mezzo, la deviazione di Barresi verso la sua porta, palo colpito da Barresi in scivolata, vicinissimo al gol del vantaggio, il Cagliari Futsal. Adesso palla che termina in fallo laterale. Ancora Barresi, il tocco di Azzeni, palla in fallo laterale al limite dell'area di rigore del Cagliari Futsal, palla messa fuori, ancora Barresi, il controllo, palla dentro per Fiori, lo scarico, la conclusione, palla deviata ancora da Frattini in fallo laterale. Fois, Barresi, pallone morbido verso Fiori, il controllo, spalla la porta, si gira, il miracolo di Bisesti. Il miracolo di Corrado Bisesti, che spedisce in calcio d'angolo. Ancora fuori, pallone messo in mezzo, arriva ad impattare sul pallone Daniele Porru, ma non riesce ad inquadrare la porta. Ancora Bisesti, lancio lungo, sporcato da Fiori, palla che scivola poi in fallo laterale. Ancora la conclusione di Grandulli, che poi recupera il pallone, l'ultimo tocco dello stesso, anzi no, è dell'altro numero 10, vale a dire Barresi. Può ripartire Fois, fermato subito, pallone all'indietro. Ancora Loddo, l'imbucata per Grandulli, ancora Grandulli con l'attacco per Azzeni, poi Grandulli entra anche in scivolata, di nuovo Azzeni in scivolata, il contatto con il numero 11 Porru. Fa laterale, arriva Barresi al volo con il destro, palla sporcata. Ancora da Grandulli, fa laterale, Fiori, la giocata al limite dell'area di rigore. Frattini, Loddo, pallone di ritorno perso però dalla Cagliari Futsal. Adesso lancio lungo, adesso Loddo, c'è il tocco di Fois, fallo laterale. Pallonetto di Frattini, recuperato da Mirai, si riparte con Fois, Barresi, pressing alto della Cagliari Futsal, c'è la palla intercettata e giocata da Fiori, che poi entra in scivolata, c'è il primo fallo cumulativo. Primo fallo cumulativo commesso dalla Cagliari Futsal, dall'Ateneo di Stano ai danni della Cagliari Futsal, che adesso riparte con il posto palla. Ancora Grandulli, c'è il fallo questa volta di Barresi. Secondo fallo. Matteo Azzeni con la destra, palla deviata da Barresi, ancora in calcio d'angolo.
ha battuto corto, Frattini prova a mettere in mezzo. Ancora palla all'interno dell'area di rigore, Grandulli la recupera, Frattini prova la conclusione. Ribattuta ancora in calcio d'angolo. Pallonetto, Azzeni al volo, c'è il gol di Matteo Azzeni al volo con la destro. Sorprende Mirai sull'assist di Jacopo Frattini, arriva il gol che sblocca la partita. Vantaggio per il Cagliari, ancora fiori di testa. Bisesti con le mani, chiama Mirai la sfera, la recupera in presa alta. Adesso ancora Barresi, poi Cissé, tenta la rovesciata, riparte la conclusione di Fois che calcia al lato. Palla in mezzo, ancora Azzeni, si gira. Paderi la conclusione sul secondo palo, non arriva Cissé. Ancora Barresi, giro palla, intercettato da Grandulli. La parallela giocata da Daniele Porru. Adesso Fadda si porta la palla in foro laterale. Paderi la rimette in movimento, Cissé, il tocco morbido verso Grandulli, poi si scontrano Grandulli e Cissé, alla peggio Grandulli, il sinistro e il gol del pareggio per il numero 7 Daniele Fadda. Fadda che calcia dalla distanza e supera Bisesti per il gol dell'1-1. Si riparte, recupera palla ancora all'Oristano, poi Grandulli, l'ultimo tocco il suo. Barresi, il pallonetto ancora per Fadda, l'autore del gol, lo stop colpetto, poi cerca di mettere la palla all'interno dell'area di rigore, recuperata subito da Bisesti, ancora il posto palla con il tocco di Pireddu. Era Grandulli, colpo di tacco di Grandulli che non va a buon fine, poi fa laterale in favore della Cagliari Futsal. Già pronto a bordo campo anche il capitano Andrea Manunza. Prenderà il posto di Grandulli, scarica Bisesti, Pireddu, Cissé. Palla tra le linee ancora per Pireddu che si gira, può scaricare, facile per Paderi, ecco il tocco per l'ex giocatore del Cagliari 2000. Ancora la ripartenza, 3 contro 3, palla per il numero 6 Matteo Paderi, la conclusione, Mirai si fa trovare ancora pronto. Calcio d'angolo, pallone calciato forte in mezzo. Ancora da Pireddu, adesso Paderi per Pireddu, è lo stesso Pireddu che cerca di vincere il contrasto, ma è lui che tocca per ultimo, palla che termina così in rimessa dal fondo. Adesso Klobu in forse sino ad inizio partita. Ancora Fadda, si accentra Fadda, la conclusione in anticipo su Bisesti, salta molto bene Paderi, poi in anticipo su Bisesti, palla che termina però sull'affondo. Dentro anche Manunza, Paderi, palla giocata in parallela proprio per Manunza che da terra cerca di contendere il pallone all'avversario. Adesso Cissé, palla dentro ancora per Manunza però in ritardo.
Fadda anticipato, fermato da Paderi in foro laterale. La sua Barresi, palla dentro per Krobus, palla alla porta, aspetta il rimorchio, lo stesso Barresi che calcia col destro. Bisesti, Manunza, si gira Manunza, palla che passa in mezzo alle gambe dell'avversario, ancora Manunza, la risposta ancora del numero 11 Porru, che si sostituisce al proprio portiere Pireddu. Ancora Pireddu, palla fuori per Manunza, carambola, pallone che arriva nella zona dove c'è Cissé, l'ultimo tocco del numero 14 del Cagliari Futsal. Si ripartirà con la rimessa laterale. Ancora palla dentro, Frau di prima intenzione, arriva Cissé, poi arriva anche Paderi, tocco dentro per Pireddu, però non si avvede dell'arrivo del diretto avversario. Foro laterale adesso per l'Atena, ancora Barresi che chiede il pallone per la conclusione, un dettore di gara che fa rispettare la distanza. Barresi, palla deviata che termina così ancora in calcio d'angolo, 13 minuti 26 secondi al termine del primo tempo, 1-1 il parziale, palla fuori ancora per Fadda, sbaglia il controllo e poi calcia con la punta, palla che sfiora il palo della porta, difesa da Bisesti e termina sul fondo, poi Bisesti si sbaglia anche il rilancio con le mani. Adesso anticipo pulito di Paderi su Matteo Frau, si riparte dentro anche Marco Dessì. Adesso palla giocata dentro, Paderi la tocca con l'appetto, termina così in foro laterale. Krobu pronto alla rimessa in gioco, ancora Fadda, l'imbucata per Dessì. Bisesti con le mani, lancio lungo, Manunza cerca il controllo, invece trova il contatto con Marco Dessì. Pallone che sfugge dal controllo di Manunza, adesso Dessì il pallonetto, la mette giù con petto molto bene Matteo Frau, poi gira palla ancora della Tenoristano. Krobu, Fadda l'autore del gol, fermato da Manunza. Conclusione dalla distanza, palla che termina sul fondo. Ancora Dessì, intercetta sul rilancio con le mani di Bisesti. Adesso Manunza, ancora il Cagliari in posto palla, c'è il dribbling tentato dal numero 11 Pireddu. Che termina in fallo laterale, già rimessa in gioco. Krobu scarica ancora per Dessì, il lancio lungo, controlla Rambaldi, ci ha preso il posto di Paderi. Ancora Manunza, il controllo contro Dessì, prova a girarsi, adesso il pressing di Manunza, pallone che è terminato però in fallo laterale. Adesso Rambaldi, Pireddu, le finte di Pireddu, c'è Cissé, ma c'è anche Rambaldi che potrebbe ricevere. Pireddu mantiene lì la sua palla, palla dentro invece per Manunza, spalla la porta alla sponda dell'ex giocatore sino a dicembre della Cosmoto Monastir in Serie B, tornato poi alla corte del presidente Marco Vacca dopo tanti anni di militanza con la formazione cagliaritana. Pireddu per Rambaldi, ancora Manunza, adesso c'è il fallo, il blocco di Fadda,
rifatta su Rambaldi, calcio di punizione, fallo numero 3 commesso dall'Atena Oristano, pallone all'indietro, ci sei per Bisesti, ancora Bisesti, calcia verso la porta, Mirai la recupera in presa alta, Fois, palla in movimento, la conclusione col sinistro di Frau, di Matteo Frau, che termina sul fondo, si riparte ancora con la Cagliari, posso palla, Manusa dalla parte opposta per Cissé, ancora Cissé, il colpo di tacco di Cissé, adesso fa dallo salta, palla messa sul secondo palo dove arriva Frau che supera ancora Bisesti per il gol del 2-1 in favore dell'Atena Oristano. Per l'Atena, il gol messo a segno da Matteo Frau quando al termine del primo tempo mancano 10 minuti e 54 secondi, ancora Cissé, tutto nasce però probabilmente dalla palla persa da Cissé con il colpo di tacco, ancora Cissé con la punta, poi Mirai chiama la sfera, Manunza fa a disturbarlo ma non può intervenire sul pallone, adesso fallo di Rambaldi. Calcio di punizione, De Sì sistema il pallone sul punto di battuta, è lui che prende la rincorsa, Fois vicino al palo, la porta difesa da Corrado Bisesti, mentre entra all'interno dell'area di rigore anche Daniele Fadda. Parte De Sì, palla calciata forte che colpisce in pieno Cissé, adesso Fois uno contro uno fermato ancora da Rambaldi, adesso Cissé in pressing e Frau che mantiene il posto palla all'indietro ancora per De Sica e trova Fadda, il dribbling di Fadda va via molto bene, ancora Fadda e trova il gol del 3-1 che supera Bisesti. Fuori Cissé, dentro il numero 9 Azzeni, dentro anche Lodo in fase difensiva, fuori Rambaldi. Adesso c'è il fallo di Frau, tutto regolare secondo il direttore di gara, fallo che è successo proprio sotto agli occhi del direttore di gara. Ancora De Sì, giro palla, Fadda, c'è il pressing di Piredu, poi Fadda ancora cerca Frau sul secondo palo. Adesso il pallonetto al volo, De Sì, palla deviata anche da Piredu che ha assunto una traiettoria strana, adesso il pallone viene deviato in calcio d'angolo, fuori Frau, dentro di nuovo Barresi, pallonetto ancora De Sì, fa la sponda di testa ma può ripartire ancora Piredu. Piredu viene fermato in maniera regolare. Lancio lungo, Fiori fa la sponda di testa, arriva De Sì che viene anticipato però anche dall'avversario e poi la conclusione al volo di Fois, pallone ancora sul fondo. Insomma, palla nella zona centrale, Lodo anticipato. Fuori De Sì, dentro il numero 11 Porru, palla dentro, Fiori spara la porta, arriva Fois al rimorchio,
preso in controtempo all'indietro ancora per Mirai, che la gira di prima intenzione. Grandulli, anzi Frattini, fa sfilare il pallone e arriva il time out chiesto dal tecnico Gianni Medis quando al termine del primo tempo mancano 9 minuti e 8 secondi e l'Ateneo Oristano conduce per 3-1. Dalla cinquantennale esperienza di commerciale Pirroni nel settore dell'edilizia nasce il nuovo showroom dedicato alla ristrutturazione della casa. Nella storica sede di via San Sperate a Decimomannu puoi trovare un fornitissimo reparto dedicato alla termoidraulica, ma anche stufe a pellet, impiantistica e le migliori proposte di pavimenti radianti. Commerciale Pirroni esegue sopralluoghi gratuiti e preventivi personalizzati anche in loco. Commerciale Pirroni, qualità e affidabilità per la tua casa. Si rientra in campo. Frattini sposta il pallone verso Corrado Bisesi, lancio lungo, chiama la sfera Mirai, la fa sfilare Barresi, palla che termina così in rimessa dal fondo, affidata ancora alle mani dell'estremo difensore Gabriele Mirai, che la mette in fase offensiva verso il numero 4 Gianmarco Fiori. Parte Frattini, l'imbucata, Grandulli da terra, poi si rialza, viene fermato ancora fuori laterale per il Cagliari Futsal. In zona d'attacco Jacopo Frattini sul punto di battuta, lo scarico per Lodo, ancora palla dentro per Lodo, adesso Grandulli spara la porta, prova a girarsi, è pressato poi Lodo davanti al portiere per due volte, cerca la deviazione sotto misura, è bravo Mirai a chiudergli la strada. Adesso lancio lungo, Bisesti quasi in ritardo. Arriva comunque Bisesti prima del numero 4 Fiori. Ancora Barresi, le finte. Si riparte con il contatto tra Fois e Grandulli. Tutto regolare secondo il direttore di gara. Fa la tela, è già battuto. Lo scarico ancora per Fois che si accentra, prova il sinistro ma sbaglia il contatto con la palla. Ripartenza alla conclusione di Grandulli, questa volta egoista. Adesso ancora Grandulli, doppio dribbling con la suola, se lo porta avanti, la conclusione che sfiora il palo e c'è anche l'ammonizione per Fois per la trattenuta precedente. Quarto fallo cumulativo commesso dall'Ateneo Oristano, lo ha fatto presente anche il tecnico Marco Dessì, lo ha detto a gran voce ai suoi giocatori. Adesso Lodo, la parallela tentata dal numero 8 del Cagliari. Adesso lo scarico ancora di Azzeni, Frattini verso Lodo, poi preso in controtempo dallo stesso Frattini. Palla che termina così in fallo laterale, già rimesso in gioco, lo scarico ancora Barresi di prima intenzione verso Fiori, c'è il pressing di Lodo, il raddoppio di Azzeni. Fallo laterale vicino alla linea mediana del campo per l'Ateneo Oristano, la palla dentro, Lodo di testa. Adesso Grandulli mette giù la sfera, dopo il palleggio parte lui, palla tra le gambe del numero 11 Porru, ma riparte ancora l'Atena con Fois, l'ultima deviazione è di Frattini. Fois, palla dentro per Fiori, anticipato, poi Grandulli in uscita, perde palla contro Barresi che prova il sinistro, si lancia in scivolata a Lodo, ancora Barresi, pallone all'interno della di rigore, arriva l'estremo difensore Bisesi e poi c'è il fallo. Il fallo di Fiori, 7 minuti 10 secondi, è il quinto fallo cumulativo commesso dall'Ateneo Oristano, un'infinità di primo tempo da giocare, gravati del quinto fallo cumulativo. Andrà gestita naturalmente la situazione per i ragazzi di Marco Arturo Dessì, ma c'è anche da dire che un campo comunque così piccolo porta molti più contatti e quindi ci può stare, anche se il Cagliari di Fagli ne ha commesso soltanto due. Adesso il time out chiesto
da Marco De Sì a 6 minuti e 58 secondi dal termine del primo tempo. Quando decidi di ottenere il massimo dal tuo corpo, sai di avere bisogno di un alleato per la tua dieta e allenamento. Online puoi trovare vari e-commerce, è vero, ma nessuno sarà in grado di aiutarti a comprendere esattamente quali prodotti usare per le tue necessità specifiche. Per questo motivo Steve Sport ha creato il primo Sport Food Store in Sardegna, fornito con gli unici marchi che hanno fatto della ricerca scientifica dei loro prodotti la loro missione primaria. Vieni a trovarci in via Mercalli 2 a Cagliari e scopri la nostra nuova gamma di prodotti. Barresi, palla dentro verso Fiori, non c'è il fallo di Lodo. Adesso palla della parte opposta, Frattini esce in anticipo, il dribbling si accentra Frattini, non c'è il fallo. Poi palla ancora per Barresi che la gira per Fiori, la scivolata, il gol di Fiori per il 4-1 della Tenorisano. L'imbucata di Barresi, la scivolata vincente di Gianmarco Fiori per il quarto gol della formazione allenata da Marco Arturo De Sì. Ancora dalla distanza Grandulli, la risposta di Mirai. Calcio d'angolo, pallone messo fuori, Frattini con la destro, palla che termina alta sopra la traversa. La porta difesa da Mirai che rimette subito in movimento Barresi, salta il primo uomo col controllo. Giocatore che è cresciuto tanto in queste stagioni dopo l'esperienza con la Basilea Cagliari, mentre fuori Bisesti, dentro Federico Ledda. Quindi fuori Bisesti, dentro Federico Ledda nel primo tempo. Non sappiamo ovviamente se è una scelta tecnica o se Bisesti ha avuto qualche problema, anche perché Federico Ledda non si è neanche scaldato. Adesso chiama il pallone, lo fa terminare sul fondo, ancora Ledda con le mani, il rilancio verso Grandulli che prova la girata al volo in scivolata, poi ancora intervento in scivolata del numero 9. Azzeni. Arriva il giallo anche per Azzeni, uno per parte, Fois da una parte, Azzeni dall'altra. Calcio di punizione, terzo fallo cumulativo commesso dalla Cagliari Futsal. Parte Barresi con la destra, palla ancora intercettata, poi Fiori di prima intenzione, ancora la risposta di Frattini. Adesso Pireddu anticipato, Barresi può ripartire, la conclusione, Ledda si distende in tuffo, apre la mano e spedisce la palla in calcio d'angolo. Palla messa forte all'interno dell'area di rigore, la intercetta Lodo, poi riparte Grandulli, ancora Grandulli con la destra, la risposta dalla parte opposta di Mirai. Adesso fuori Frattini, dentro Paderi. Movimento Azzeni, palla deviata sul primo palo. Ancora calcio d'angolo. Adesso il pallonetto, Azzeni ancora al volo, pallone che torna da Paderi, ribattuta la sua conclusione, Grandulli all'interno della di rigore, la girata, la risposta ancora di Mirai. L'ultimo tocco dello stesso Grandulli, riparte Barresi, posizione centrale, conclusione, intercettata Lodo, in uscita sbaglia Fiori, la risposta ancora di Ledda, ancora Ledda.
che intercetta la conclusione al centro della propria porta e la blocca. Adesso Cissé. Contatto tra Cissé e il numero 7 Fadda. Riprende Fada, è lui che fa la conclusione dalla distanza con la sinistra, una sassata che Federico Leda spedisce ancora in calcio d'angolo. Bella conclusione, altrettanto la parata di Leda. Adesso pallone all'interno dell'area di rigore, può ripartire il Cagliari Futsal con Grandulli, l'anticipo del numero 11 Daniele Porru in scivolata. Adesso Cissé, ancora Cissé, mantiene il suo palla, ancora Pireddu. Palla fuori, Paderi, centrale difensivo che scarica ancora per Pireddu, c'è libero Grandulli, uno contro uno. Adesso il pallonetto verso ancora Paderi, poi la conclusione di Grandulli. Termina sul fondo, non c'è deviazione. Adesso Pireddu, Grandulli esce lui, palla al piede, ancora Grandulli con l'attacco. Paderi, Cissé. Ancora per Grandulli che cerca l'1-2, ma riparte Barresi che scarica ancora per Fada, palla dalla parte opposta, poi Fada col sinistro, la deviazione doppia tra Pireddu e Leda. È il quinto gol per l'Ateneo Oristano. Il quinto gol dell'Atena. Paderi può scaricare, lo fa in questo momento, c'è Cissé libero che riceve il controllo, si accentra. Ancora Paderi, 1-2 in parallela, ancora per Cissé, la palla lasciata lì per Grandulli che la rimette in mezzo, in ritardo Pireddu, arriva Cissé ancora in chiusura difensiva su Fada. Autore anche lui di una doppietta, così come Matteo Frau. E poi la conclusione ancora di Fada dal limite dell'area di rigore. Palla lunga, c'è il contatto tra Grandulli e Barresi, tutto regolare secondo il direttore di gara, 3 minuti 32 secondi al termine del primo tempo. Palla dentro, Grandulli controllato da Barresi, Grandulli gli fa carambolare il pallone sulle gambe, fallo laterale in favore del Cagliari. Pireddu, palla ricevuta fuori, si la porta sul sinistro, ribattuta, poi Grandulli tocca a lui con la sfera che termina ancora in rimessa laterale già effettuata dal numero 11 Porru. Lancio lungo, Klob uno contro uno con Cissé, prova il sinistro, la deviazione è del 14 in maglia blu. Fada, il controllo ancora di Porru, Barresi, giro palla ancora Klob. Klob e Barresi hanno vestito insieme sia la maglia dell'Atena Oristano, mentre adesso Leda dice di no alla conclusione di Daniele Fada. Dicevo, hanno vestito la maglia dell'Atena Oristano, ma hanno vestito anche quella della Basilea Cagliari quando c'era ancora la formazione allenata da Davide Mura. Frattini, adesso Paderi, lo scarico per Pireddu. Grandulli stranamente in posizione arretrata, riceve e scarica su Frattini, la parallela ancora verso Grandulli che di testa anticipa Mirai senza paura, la deviazione di Mirai.
ancora giro palla, il doppio passo di Fada che salta a Granduli, poi arriva Piredu, palla che scivola in rimessa dal fondo, già effettuata. Frattini porta palla centralmente, lo scarico per Granduli, ancora Frattini, arriva in velocità poi Granduli che recupera palla dopo l'errore di Barresi che chiede scusa, ma ancora Mirai. Calcio d'angolo, il pallonetto, Piredu non riesce ad andare alla conclusione, ancora Piredu, Paderi, c'è il pressing alto dell'Ateneo Oristano, palla di ritorno di Frattini per Paderi, la giocata era giusta, è passato anche il pallone. Lancio lungo, Leda di testa fuori dalla propria area di rigore. Rientra De Sì per Barresi. Adesso Porru. C'è il pressing con la trattenuta su Piredu, poi Manunza, l'anticipo di Paderi, può ripartire così il Cagliari. Ancora la conclusione di Paderi che colpisce addirittura il compagno di squadra Manunza. Adesso Fadda cercherà di liberare il sinistro, palla invece dalla parte opposta per Krovu che incrocia alla perfezione mandando il pallone nel palo lungo ed è il 6-1 per l'Atena di Oristano. Riparte ancora Frattini, lo scarico per Piredu, Piredu uno contro uno, prova ad accentrarsi, lo scarico per ancora verso Frattini, posso palla ancora per il Cagliari con Piredu. Adesso Piredu trova Paderi, il dribbling di Paderi lo ferma però Fada, c'è il contatto tra Paderi e Fada, c'è anche il giallo per Paderi. Ultimi 47 secondi di questo primo tempo, risultato pesantissimo adesso per il Cagliari Futsal, 6-1 in favore dell'Atena di Oristano. De Sì sul punto di battuta, potrebbe scaricare per Fada per liberare il sinistro e così lo prova Manunza, poi prova anche il destro Fada controllato da Leda, il rilancio Manunza prova la girata al volo, pallone troppo alto che termina direttamente sul fondo. Mirai con le mani, lo scarico per Porru, il lancio lungo per De Sì, l'aggancio preciso dell'ex giocatore del Cagliari Primavera ma anche del Cagliari Futsal, ha disputato il campionato di Serie A2 con la maglia del presidente Marco Vacca, adesso fa l'allenatore giocatore da qualche anno con la squadra della sua città. Frattini cerca lo spazio fermato ancora da Fada. Adesso fallo laterale, palla messa in mezzo, ancora De Sì, chiude molto bene la diagonale sul, quasi sul secondo palo, allontana così la minaccia. Piredu, Piredu ancora il dribbling, lo ferma De Sì che poi calcia dalla distanza, trascorrono così secondi importanti, secondi preziosi. Ne mancano 5 esatti al termine, palla intercettata, prova la conclusione dalla distanza il numero 11 Daniele Porru, palla che termina così sul fondo e terminano i primi 20 minuti di questa sfida valevole per la finale regionale della Coppa Italia di Serie C1. Si va al riposo con il risultato, con il parziale di 6-1 in favore dell'Atena Oristano contro il Cagliari Futsal. Quando hai un mucchio di idee, a chi ti rivolgi per realizzarle?
proteggi il suo futuro. Proteggi te stesso e chi ami. Proteggi te stesso e i tuoi pazienti. Proteggi il tuo benessere. Io lo vaccino. Io mi vaccino. Io mi vaccino. Io mi vaccino. Dai 65 anni in poi la vaccinazione contro l'influenza è gratuita. Chiedi al tuo medico. Visita il sito vaccinarsiinsardegna.org. Seconda frazione di gioco al palazzetto di Serramanna per la finale regionale della Coppa Italia di Serie C1 tra l'Atena Oristano e il Cagliari Futsal 6-1. Il parziale a fine primo tempo per i ragazzi allenati da Marco Arturo Dessì grazie ai gol messi a segno da Fadda, le doppiette di Fadda e Frau, poi Crobu e Fiori per l'Atena. Il gol che ha aperto le marcature di Azzeni per il Cagliari Futsal dopo 4 minuti. Adesso calcio d'angolo, il pallonetto, palla che arriva tra i piedi di Barresi che prova la conclusione, ribattuta ancora da Lodo, ancora Barresi, fermato poi dal numero 9 Azzeni, Atena Oristano che è ripartita con Mirai tra i pali con la maglia numero 1, con la maglia numero 4 Fiori, con la maglia numero 10 Barresi, con la maglia numero 11 Porru, con la maglia numero 14 Filippo Fois. Risponde il Cagliari Futsal che è partito adesso con Ledda in porta, con la maglia numero 1, con la maglia numero 7 Frattini, con la maglia numero 8 Lodo, con la maglia numero 9 Azzeni, con la maglia numero 10 Grandulli. Ancora Frattini, lo scarico per Grandulli, posso palla dentro verso Lodo, non c'è stato il tocco. Si riparte ancora con la foro laterale messo in movimento da Barresi, lancio lungo morbido per Fiori che la spizza di testa, ci arriva Ledda che recupera con le mani e mette subito in movimento Frattini, poi Grandulli cerca il dribbling, fermato sul primo spunto dal numero 11 Daniele Porru. Adesso palla dentro, ancora Grandulli, il controllo col petto, poi la rovesciata. Il controllo di Fiori, ultimo tocco di un giocatore della Cagliari. Adesso il pallonetto di Barresi, non ci può arrivare Fois. Adesso palla tra le linee, 1-2 tra Azzeni e Grandulli, poi arriva Lodo, può calciare Lodo dalla distanza, palla che sfiora il palo. Fois riceve corto da Mirai, adesso il cambio gioco, Frattini in anticipo, poi Azzeni mette giù la sfera, si gira Azzeni, può puntare Barresi, la conclusione, la deviazione e il gol, la deviazione del numero 11 Daniele Porru sulla conclusione di Azzeni che riapre parzialmente almeno la partita in questa seconda frazione di gioco. Adesso lancio lungo, lo scontro tra Fiori e il numero 8 Lodo. Sono scontrati con la testa.
abbandonano momentaneamente il terreno di gioco, sia Fiori da una parte che Lodo dall'altra. Sono rialzati, ghiaccio istantaneo sulla fronte per entrambi. Dentro Rambaldi, palla restituita, concessa al Cagliari Futsal. Adesso il dribbling di Grandulli, ancora Grandulli, il pallonetto verso Frattini, troppo lungo, palla che termina così in rimessa dal fondo. Si parte con Mirai che gioca a corto per Porru, lancio lungo ancora verso Porru, l'aggancio, c'è il tocco di Frattini, l'ultimo è quello del numero 11 Daniele Porru. 17 minuti e 42 secondi alla termine dell'incontro, 6-2 il parziale in favore della formazione allenata da Marco Dessì. Fois, Barresi, palla lunga, arriva Rambaldi che intercetta, poi c'è l'intervento sul numero 11 Porru, tutto regolare secondo il direttore di gara. Adesso Rambaldi, Frattini interviene sul pallone, c'è Rambaldi all'indietro per Leda, lancio di Leda ma Porru di testa intercetta, poi Fois, il controllo, Fois non riesce però a mantenere il pallone in campo. Rambaldi per Leda, prova la conclusione ma diventa un passaggio verso Grandulli, palla intercettata, Fois, c'è la superiorità numerica, ancora Fois, prova il destro, palla calciata alla sinistra di Federico Leda che termina così sul fondo. Ricordiamo anche i direttori di gara per questa sfida, arriva da Carbonia il signor Frau Andrea, mentre da Sassari è il secondo arbitro, il Raglia Antonio e il cronometrista è Argiolo Sebastiano della sezione di Cagliari. Adesso c'è il fallo. Adesso fallo di Azzeni, calcio di punizione, è il primo fallo cumulativo. Barresi chiede il rispetto della distanza, arriva il fischio, calcia Barresi verso Fois. C'è la deviazione, si partirà col calcio d'angolo in favore dell'Oristano, palla che torna nella zona dove c'è Fois che la fa sfilare in calcio d'angolo, messo in mezzo, Leda fa il miracolo e poi Fois non può nulla, non può nulla sulla miracolo di Leda sulla deviazione di Rambaldi da pochi passi, e arriva anche il gol del 7-2 per l'Atena Orisano. Adesso Frattini, Rambaldi sbaglia, Rambaldi l'imbucata, adesso c'è il pallone dentro ancora per Fois, Fois per Rambaldi col destro dalla distanza, ancora Leda, Leda spedisce in calcio d'angolo, Fada calcia con la sinistra, non può intervenire Fois, cambia tutto il quartetto in movimento il tecnico cagliaritano Gianni Melis, palla dentro per Lodo, Lodo cerca ancora Paderi, pallone all'indietro, Mirai con il destro, l'allontana il più possibile, palla che termina direttamente sul fondo. Adesso Lodo, palla dentro, Manunza prova a girarsi, il controllo di Manunza, pallone che rimane l'alla, ancora Manunza caparbiamente cerca di intervenire sul pallone, poi c'è la conclusione dalla distanza,
sembra il numero 2 Vaca. Ancora posto palla, Manunza interviene sul pallone. Barresi, la conclusione, ancora Leda. Adesso contatto tra Manunza e Barresi, calcio di punizione. Chiede il rispetto della distanza Nicola Barresi. 15 minuti e 3 secondi al termine dell'incontro. Parte Barresi con la destro, calcia, Leda dice di no. Poi arriva Manunza, ancora Barresi. C'è la girata di Fada, smorzata dal numero 8 Lodo. Adesso palla dentro, Manunza spara la porta, aspetta il rimorchio, si accentra ancora Manunza. Può provare il sinistro, si libera molto bene ma viene ribattuto. Poi c'è l'intervento di Paderi. Fois, palla in parallela. Barresi, lo scarico per Porru, ancora Barresi con la destro, c'è la risposta ancora di Lodo. Adesso Fois, l'imbucata sullo schema da fallo laterale. Arriva Paderi, c'è il fallo probabilmente di Barresi, non fischiato. Riparte l'Atena con Fois che la piazza sul palo lungo. Azione probabilmente viziata però da un fallo subito dal numero 6 Paderi. E arriva la doppietta anche per l'ex giocatore del Città di Sesto, Filippo Fois. Passivo pesante per il Cagliari Futsal. Adesso Leda prova la conclusione, la palla rimane là. Manunza viene fermato da Mirai. Leda, il pallone morbido, troppo alto però non può intervenire Manunza. Adesso Krovu. Le finte di Barresi, palla che gli rimane sempre tra i piedi, adesso sbaglia. Arriva la conclusione di Vacca, poi c'è l'intervento di Lodo, non ha fischiato neanche questo dal direttore di gara. Manunza a contatto, invece questo contatto corpo a corpo tra Manunza e Porru viene fischiato. Giallo per il capitano Andrea Manunza. Ancora Krovu. Palla fuori. Adesso Manunza va in anticipo sul pallone, non lo recupera. Arriva Vacca ancora per Manunza col sinistro. La palla deviata ancora in fallo laterale. Lodo, palla dentro, ancora Vacca, lui che si porta il pallone in rimessa laterale già effettuata. Riparte così l'Ateneo Oristano. C'è l'intervento di Lodo. C'è anche il giallo per Lodo.
sono 4 i cartellini gialli per il Cagliari Futsal, Manunza, Paderi, Loddo e Azzeni. Uno soltanto, quello di Filippo Fois per l'Ateneo Oristano. 12 minuti 51 secondi. Alla conclusione. Adesso parte Fadda con la sinistra, la risposta di Ledda. Manunza mette giù la sfera, la scarica all'indietro per Vacca che però sbaglia. Sbaglia il rilancio. Frau per Azzeni, poi il lancio lungo, Vacca fa sfilare la sfera. Ancora Ledda, l'aggancio di Manunza, la conclusione di Manunza, la risposta di Mirai. In calcio d'angolo, con la faccia Mirai. Ancora Manunza, calcia questa volta con l'appiatto. Mirai, De Sì, la parallela, arriva prima di tutti Paderi, ancora Paderi, doppio passo, va sul fondo, cerca di liberarsi anche di De Sì che con esperienza lo ferma ancora in fuori laterale. Palla dentro, Manunza prova a girarsi, lo fa con la sinistra, ma ancora Mirai in calcio d'angolo. Adesso il calcio d'angolo battuto male dal numero 11 Piredu e da Paderi. Piredu poi calcia su Paderi. Adesso Scissè, l'aggancio di Krobu. Manunza per Paderi, palla dentro, palla recuperata ancora da Paderi che scarica per capitana Manunza. C'è il pressing di Frau, ancora Paderi. Poi Piredu che perde palla. Giro palla dell'Ateneo Oristano con Marco De Sì, intercettata dal numero 19 Frau. Ancora Scissè, scarica in ritardo su Paderi, riparte così l'Atena, non aggancia Frau. Adesso Piredu, la parallela per Paderi, mantiene il pallone in campo, l'ultimo tocco è del 19 Frau. Palla poi intercettata da Scissè che sbaglia però anche questa uscita in posto palla. Adesso ancora Frau per Piredu, palla poi intercettata da Manunza che prova ancora a liberare il sinistro. Ribattuto. Piredu per Paderi, ancora Piredu, il tocco per Scissè, Manunza viene fermato, palla che scivola tra i piedi dell'estremo difensore Ledda. Adesso Manunza aggancia il pallone calciato forte da Federico Ledda, non però riesce a superare il portiere avversario. Adesso De Sì al volo con la sinistra, palla messa in mezzo, non ci può arrivare il numero 6 Mattia Frau. Scissè, le finte di Scissè, pallone che rimane là, non riesce a mantenerlo in campo. Lancio lungo, ancora Frau col petto, la mette giù, il controllo viene fermato poi da Piredu. L'ultimo tocco del numero 11 Porru. Adesso Ledda, Grandulli, palla centrale,
Granduli cerca lo spunto, viene fermato, riparte ancora Porruc, le dà, c'è fra un libero. C'è il fallo, il quinto fallo cumulativo commesso questa volta dalla Cagliari Futsal, addirittura zero quelli commessi dall'Ateneo Oristano. Due uomini in barriera, Grandulli e Scissé, due a scalare per Federico Leda, parte De Sì con la destra, la palla rimane là, la conclusione poi sulla ribattuta di Mattia Frau viene bloccata addirittura da Federico Leda. Ancora Grandulli prova con l'esterno destro, palla che sfiora il palo. Rilancio lungo, Frau, Mattia Frau cerca di mettere giù la sfera, poi Federico Leda mantiene il pallone in campo. L'ultima deviazione è dello stesso Mattia Frau, rilancio lungo con le mani. Matteo Frau intercetta il pallone, poi Porru, ma arriva addirittura la conclusione di Paderi, arriva dalle retrovie, anticipa tutti, va tu per tu con Mirai che lo ipnotizza e lo blocca. Ancora Paderi, palla calciata, respinta da Marco De Sì in laterale. Piredu, palla dentro, Grandulli viene fermato, adesso Paderi a fondo campo, ancora Paderi, scarica per Grandulli ma c'è una muraglia umana davanti alla porta difesa da Gabriele Mirai. Ancora Paderi, doppio passo, il dribbling, ancora Paderi dal fondo, cerca di superare Mirai, non ci riesce. Poi arriva Piredu in chiusura, c'è il fallo. Il primo fallo di questo secondo tempo commesso dall'Ateneo Oristano, nella fattispecie da Daniele Porru. Palla dentro, ancora Grandulli, la protegge Piredu, l'imbucata per Scissé, capisce tutto Porru che mette subito in movimento Matteo Frau con il pallone che termina in fallo laterale, non ha fischiato neanche questo contatto lontano dalla palla. Ancora palla in parallela, sbaglia però il controllo Mattia Frau, 8 minuti 7 secondi alla termine dell'incontro, sempre 8-2 in favore della formazione oristanese. Viene fermato in fronte laterale, ancora lo scambio di Scissé, Paderi, parte Piredu, palla al piede, il doppio passo, la ruletta, poi la conclusione di Piredu con la palla che arriva tra le mani di Mirai, cerca di rimetterla in gioco. Ancora Piredu, Grandulli, Scissé protegge il pallone. Contromovimento di Paderi che poi riceve tra le linee. Ancora Piredu, Paderi, c'è Scissé in posizione più avanzata, palla cercata da Paderi proprio verso Scissé, poi Frau non riesce ad intervenire di testa.
Giro palla, Frattini, l'imbucata, il palleggio di Granduli, poi Frattini di prima intenzione al volo per Pireddu col destro, il palo di Pireddu. Adesso Dessi, lancio lungo, si scansa Frattini. Adesso Granduli spalla la porta, pressato da Dessi. Non lo lascia Dessi. Adesso la conclusione di Frattini, poi Granduli allontana Porru. Ancora 6 minuti da giocare. Palla dentro, Frattini la sponda. Adesso la conclusione di Paderi, respinta con i piedi da Mirai. Paderi, pallone fuori, Granduli le finte, sbaglia il primo tocco Granduli, poi arriva Pireddu, porta palla Pireddu, seguito da due avversari, vale a dire il numero 20 Mirabella, ma soprattutto Foyce che gli tocca il pallone. Adesso la giocata di Granduli che parte da destra, mette la palla in diagonale a sinistra, ma non trova nessun compagno di squadra. Pronto ad arrivare sulla stessa. Adesso Foyce. Parresi per Porru. Esce Porru, ma c'è il pressing di Paderi, poi l'ultimo tocco è di Mirabella. Laterale già messo in movimento da Paderi. Frattini cerca di liberare il sinistro, non c'è fallo secondo il direttore di gara. Ancora Barresi, lancio lungo, Paderi, Granduli la mette giù, parte lui, palla al piede, posizione centrale, poi lo scarico per Pireddu, che non può intervenire sul pallone. Fuori Pireddu, dentro il numero 9 Azzeni. Adesso l'intervento di Frattini che poi prende il tempo al diretto avversario e tocca la palla per Granduli, ancora Granduli che arriva comunque sul pallone, ci arriva sempre. Adesso conclusione di Porru, deviata in ripiegamento difensivo dal numero 9 Matteo Azzeni. C'è il contatto. Probabilmente tra Barresi e Azzeni, gesto d'intesa tra i due. Chiede scusa Barresi, contatto involontario. Foyce, palla restituita ovviamente alla tenorista, adesso lancio lungo, Foyce di testa la mette giù, poi arriva Frattini che lo ostacola, lo disturba, palla che termina così sul fondo, ancora Frattini, porta palla a lui, Granduli il pallonetto per lo stesso Frattini, ma lo spazio è ridotto, non è facile far arrivare quella palla lì al limite dell'area di rigore della squadra avversaria. Adesso Fadda, ancora Fadda, porta palla a lui, il calcio d'angolo. Palla che passa in mezzo, poi c'è la conclusione di Barresi, ma c'è il fallo fischiato ai danni di Mirabella per un blocco all'interno dell'area di rigore. Adesso sbaglia il controllo anche Azzeni. Laterale Barresi per Fadda, ancora Fadda, c'è il contatto con Azzeni, tutto regolare secondo il direttore di gara.
Adesso Leda mette in movimento Granduli, il controllo si gira, ma subito dietro c'è Barresi che non gli lascia un centimetro. Azzeni cerca il fondo, ma ancora Barresi ben appostato, poi Fois. C'è il tocco di Granduli. Chiama palla Barresi che ha spazio di fronte a sé. Adesso Fadda. La conclusione dalla distanza, palla che arriva nella zona di Barresi. Mirabella, ancora per Barresi, mantiene il posto palla, lo difende, passa in mezzo a due avversari, poi Frattini, anzi Granduli si rialza, è lui che porta palla, cerca di liberare il destro, lo fa in questo momento. Palla deviata dalla difesa dell'Atena Oristano, adesso la conclusione, ancora Mirai, a mani aperte, spedisce in calcio d'angolo. Arriva Leda dalla distanza, calcia forte Leda, ma palla che termina comunque sul fondo. Mirai, c'è l'intervento di Azzeni, ma poi arriva Fois, palla giocata ancora da Paderi. Il dribbling di Paderi con la palla che però ha superato la linea del fallo laterale. Fuori Paderi, dentro Lodo, adesso palla tra le linee, intercettata da Fada, riparte Barresi con la destro, la conclusione deviata ancora in fallo laterale. Barresi ancora con la destro, poi Mirai non riesce ad inquadrare la porta. Adesso Lodo, Frattini di prima intenzione ancora per Lodo, ma arrivano le lunghe leve di Fada. Ancora Lodo alla ricerca del pallone, troppo lungo, 2 minuti e 12 secondi ancora da giocare in questa ripresa. Palla dentro Fois. Ancora Fois si accentra, poi scarica per Fada, c'è libero Mirabella all'interno dell'area di rigore, ma può ripartire Granduli, prestato ancora da Fois. L'ultimo tocco è dello stesso Granduli. Fuori Mirai. Dentro il secondo portiere, il numero 22, Angelo Pili, adesso lancio lungo. Troppo lungo che termina in rimessa laterale, si riparte ancora con Azzeni per Granduli, mantiene anche questa in campo, arriva Fois che tocca per ultimo, la palla termina così in fallo laterale. Frattini, la conclusione, c'è la risposta, poi Granduli da pochi passi non riesce ad inquadrare lo specchio della porta. Termina così una rimessa dal fondo. Ancora 80 secondi da giocare. Sbaglia Fada, non ci può arrivare Barresi. Palla dentro, Azzeni anticipato però ancora da Barresi che poi va via in maniera straripante, arriva il gol numero 9 e arriva anche la firma di Nicola Barresi.
parziale pesantissimo per il Cagliari Futsal, 9-2 il risultato. Adesso Vacca sbaglia l'imbucata, pallone tra le mani di Pili. Barresi, lancio lungo, Frattini fa scivolare il pallone tra le mani di Leda. Adesso palla dentro ancora per Lodo. Lodo mantiene il posto palla. Vacca si aspetta, ormai partita quasi finita. C'è il giallo per Vacca. Il fallo, il calcio in faccia ricevuto da Angelo Pili. E c'è anche il tiro libero a 24 secondi dal termine. Si porta sul punto di battuta Mattia Frau. Frau contro Federico Leda. Parte Frau con la destra contro Leda, palla che termina sul fondo. Ancora Vacca. Adesso il tocco di Frau, il fallo laterale, Vacca sul punto di battuta, già rimessa in gioco. Adesso Frattini, Lodo, pallone di ritorno, intercettato da Nicola Barresi. Vacca tenta ancora lui la conclusione. Termina qui la finale per la Coppa Italia regionale della Serie C1 tra l'Atena Oristano, allenata da Marco Dessi, e il Cagliari Futsal, allenato da Gianni Melis, con il risultato di 9-2 in favore della formazione oristanese. Marco Dessi va subito a salutare Gianni Melis e i componenti della panchina avversaria, per cui da Serramanna è tutto. Poi vi lasceremo naturalmente alle interviste del post partita con i protagonisti di questa sfida, che è valsa la Coppa Italia regionale del massimo campionato regionale di futsal per l'Atena Oristano, con il risultato di 9-2. Da Alessandro Carta ed Alberto Tosini per le immagini e la parte tecnica è tutto da Serramanna. Ci ovviamente rivedremo durante la settimana e durante il prossimo weekend, sempre targato Directa Sport. Directa Sport, le tue partite in diretta streaming. Directa Sport è la nuova web TV sarda dedicata agli eventi sportivi regionali. Calcio, basket, volley, atletica leggera e danza sportiva. Con Directa Sport decidi tu quando e dove vedere vincere la tua squadra del cuore. Se anche tu vuoi trasmettere il tuo evento su www.directasport.it, chiama il 347 45 41 255 o invia una mail a directasport@gmail.com. Con Directa Sport sei sempre al fianco dei tuoi campioni.